Ciao a tutti da Rompiscatole. Oggi andiamo a vedere una modalità alternativa, cosiddetta Alt Mode, per il nostro amico Laserbeak dalla linea Transformers Titans Return che già abbiamo visto e recensito. Vi metterò un link in questa descrizione per risalire al video dove vi recensisco questo prodotto. Sarà una modalità che ci porterà a trasformarlo in un minaccioso trono per un Titan Master. Un trono che avrà un che di minaccioso alla Trono di Spade. Qualcosa di che reputo molto figo. Partiamo dalla modalità cassettina, lettore iPod, che ben conosciamo. Procediamo come se dovessimo trasformarlo nel forklift, in quella sorta di carrello, veicolo, carrello, elevatore, montacarichi. Quindi apriamo le ali del rapace, portiamo le zampe posteriormente, andiamo a spostare queste parti che sono le pale del forklift e le ribaltiamo completamente. Procediamo a ruotare queste parti delle ali per l'appunto come se lo trasformassimo nel forklift e come nel forklift andiamo a tirare giù le rotelle. Eccole qui, le ruote del nostro veicolo forklift. Eccole qua. Come vi accennavo, andiamo a chiuderlo proprio come se lo stessimo trasformando nel nostro veicolo forklift. Quindi una sorta di carrello elevatore. Assicuriamoci che tutto combaci, quindi sempre delicatamente andiamo ad assicurarci che le varie parti ci facciano fare bella figura. Ecco qui il nostro veicolo forklift. Da questa modalità andiamo ad rimettere dentro le ruote. Aprire le cosiddette ali del rapace, lasciare le zampe in quella posizione, quindi sarà una sorta di modalità ibrida tra il forklift e il rapace. Andiamo a ribaltare questi e li portiamo proprio come quando lo trasformiamo in rapace, cioè in questa posizione. In questo momento andiamo a chiudere le ali e voilà. Il nostro trono. Approfittiamo di un tavolo per andare a mettere correttamente queste parti e andiamo a piazzare il nostro Titan Master, che in questo caso è Sound Blaster, il Titan Master di Soundwave della linea Titans Return. Ecco qua il nostro trono. Un po' di note in coda, non è una mia invenzione. Sapete che il rompiscatole non ama prendersi meriti che non ha. Sono quasi sicuro di aver visto questa modalità in una foto su Google mentre facevo appunto una ricerca di Alt Mode. Vedete che bello anche la parte posteriore, veramente ha un che quasi di design alla Giger. Il disegnatore degli alien. La trovo un trono molto angosciante e minaccioso. Mi piace decisamente. Potreste collocarlo nella base in Soundwave trasformato in modalità base. Come vi dicevo, non amo prendere meriti che non ho, perciò sono quasi sicuro di aver visto una foto su Google Immagini che non sono più riuscito a recuperare. Se così non fosse, vuol dire che mi sono sognato il tutto e che quindi sono talmente avanti che i miei sogni mi portano avanti il lavoro, ma non credo. Appena recupererò la foto, avrò il piacere di metterla nell'album che ho chiamato Transformers Fan Alt Mode, che ho nella mia pagina Facebook, dove colleziono i migliori alt mode da tutto il mondo che vedo in giro per il web e credito sempre l'autore. Quindi appena sarò capace di recuperare la foto, vi crediterò, l'autore di questo fantastico alt mode. Vorrei veramente stringergli la mano per quest'idea geniale, geniale.
Vi metto sempre, appunto, come ho detto, in link su questo video, nella descrizione, la recensione di Laserbeak, e vi metto anche il link per l'album dove, appena riuscirò a recuperare la foto, troverete i crediti per l'autore di questa figata assurda. Spero questa recensione vi sia piaciuta, questo video per questo alt mod vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao a tutti dal rompiscatole.